Stefano Fresi, Marina Rocco e Nicola Abbatangelo, regista e coprotagonisti di The Land of Dreams, bellissimo film se posso dirlo. Poetico, continuiamo a respirare. Poetico, musicale, di tutto di più. Vabbè, comunque siamo nella New York del 1925. Allora, tu sei Carl, Stefano, sei il cattivo, diciamo, rispetto a Marina che invece è la buona. Sei il proprietario di questo nightclub e canti anche, canti il sogno americano, no? Sì. Venite qui che ci sono le strade coperte di denaro, esatto. I soldi crescono sugli alberi, ecco. Ma subito dopo dico scherzo, esatto. Quindi è una persona con i piedi molto piantati per terra che sa benissimo che bisogna vendere fumo, bisogna cercare di mettere lustrini e pagliette sul proprio palcoscenico, ma alla fine il tornaconto è quanto ho guadagnato stasera. E Carl è un po' così, uno che fa patti con la criminalità, che lancia dei talenti non perché crede nel talento, ma perché dice questo mi fa guadagnare un sacco di soldi, ma andiamo sul palco, questo è. E che non tratta molto bene Eva, la protagonista, Caterina Sciula. No, perché pulisce male le cucine, io questo lo devo... non è bravissima, non è capace. Canta benissimo, però mi serve una che sgrassi. Marina, invece tu sei la buona perché sei amica della protagonista, sei una cameriera del locale e cerchi di aiutarla e cos'altro? Sì, faccio una vita dura comunque. Il desiderio è che questa mia amica realizzi il suo sogno e vederla realizzare il suo sogno innalza anche me. Quindi in questo io mi dedico come una vera amica. E guardando il film ho pensato, beh, io la vorrei un'amica così. La vorremmo tutti, così. Io ce l'ho. Meraviglia, io l'avevo. Comunque, parliamo di voi. Al regista invece volevo chiedere perché proprio un musical? Forse perché ha questa, no? Il musical è comunque fantasioso, onirico, no? Certo, è un pochettino l'espressione, forse tutti quanti quando sogniamo la mattina in bagno ci immaginiamo cantando comunque in qualche modo, assolutamente. Sì. E quindi sì, un pochettino per mia formazione, nel senso che sin da giovane lavoravo con i miei genitori in un'agenzia di spettacolo e quindi sono sempre stato da teatro, musica e grandi eventi, quindi un po' questo immaginario l'ho sempre avuto. E poi perché venivo dal primo cortometraggio Beauty e quindi dopo quel biglietto da visita è stato abbastanza naturale dire ok, proviamo a continuare questo percorso. Era appena uscito dalla Land, quindi c'era un po' di entusiasmo sul genere, ho detto o adesso o mai più, e quindi è stato adesso. È un po' irreale, no, il musical, proprio come questa storia, no? Che... Sì, esatto, è legato molto alla sfera onirica comunque, a un perché, e poi sì, questo. Chiedo a tutti e tre a proposito dei sogni, allora, è un film che comunque invita a sognare, no? Però ci mette anche un pochino in guardia, possiamo anche restarci incastrati nei nostri sogni, no? Quindi chiedo a tutti e tre, quali sono le istruzioni per l'uso giuste per i sogni? Come bisogna usarli? Cosa dobbiamo farci? Seguire un manuale è proprio la cosa più che rischia di farti rimanere più incastrato, non ci sono regole, cioè, c'è soltanto un amabile straordinario rischio, nel senso devi credere in quello che pensi sia il tuo destino e seguirlo fino all'ultimo. Si resta incastrati secondo me soltanto se non ci credi tu per primo fino in fondo, e allora se non sei convinto tu perché sperare che qualcun altro ti convinca? Visto che c'è il suo. Il tuo sogno, come si dice nel film. Marina? Sì, aver fiducia in quello che senti, che ti piace, cercare ciò che ti accende e avere la forza di crederci, poi di portarlo avanti, perché a volte ci vogliono giorni, mesi, anni, ci vuole tempo. E, chi ci arriva alla fine di quel tempo? Quindi... Secondo me la connessione con la realtà. Per il semplice fatto che noi non sappiamo quando è un sogno all'inizio, cioè dopo sappiamo che il sogno si è realizzato, prima è una grande incognita. Ricordo quando ho iniziato io a pensare di fare il regista, cioè è una cosa campatinaria. Quando eri piccolo. Sì, molto piccolo. Due settimane fa. Esatto, è solo una cosa oppure può essere la realtà. Dopo puoi avere la prova che è un sogno che si realizza, quindi nel frattempo devi lottare con la realtà per dire voglio vedere, facciamo ancora un passo, oggi non mollo, ancora un altro passo. Mm.
quindi ti direi la connessione con la realtà. Quando non c'è più questo, ma è obiezione alla realtà, hai la vita di armi. Non esco più. Ultimissima cosa, c'è una scena bellissima che praticamente è quella famosissima foto del 32, pranzo sul grattacielo. Sì. Ci sono tutti gli operai seduti, è bellissima. Come mai hai richiamato quell'immagine? Perché quando ero piccolo guardavo l'America e nella mia scuola d'inglese c'era questa foto che io continuavo a guardare. E quindi ho detto, se mai realizzerò un film sull'America la devo mettere, e l'abbiamo fatto. E due settimane dopo, pezzo. Esatto, non avevo 6 anni. Grazie mille, complimenti ancora. Grazie, grazie. Ciao, a presto. Grazie.